Buongiorno. Allora, quello che ho appena messo in realtà è questa crema idratante di Avène. Aspettate perché, ecco, ok. È questa crema idratante di Avène con una protezione solare con un filtro SPF 20, che non è altissimo, però al momento io in casa ho solo questa, siccome qui ho tutta una serie di macchie rosse che mi sono venute fuori dopo una esplosione di brufoli di cui sono stata vittima all'incirca a febbraio, nel mese di febbraio, perché avevo cambiato alimentazione e avevo portato dei miglioramenti a livello intestinale. E migliorare a livello intestinale vuol dire comunque sia dare una smossa un po' a tutto l'organismo. Quindi se tu hai delle tossicità, e io ho delle tossicità perché sono costretta ad usare determinati farmaci, quindi ho delle tossicità che rimangono dentro perché ho problemi anche intestinali, avevo fatto quel trattamento alimentare, mi ero data un'ottima sistemata a livello intestinale, però fuori era venuto di tutto, cioè una serie di brufoli che mi hanno lasciato proprio le macchie, cioè io ho proprio le macchie, ma qui io mi ero riempita di brufoli, una cosa tremenda. Inizio con il correttore, uso questo qua io di correttore, questo famosissimo della Maybelline Instant Anti-Age, il cancella età, correttore trattamento, nude, il mio è il numero nude, credo, in biato si sta cancellando un po' tutto, quindi buono, per carità, devo dire, mi piace. Io ho un contorno occhi estremamente secco e con questo qui mi ci trovo bene. Lo metto direttamente dalla confezione perché c'ha questo applicatore a spugnetta e poi lo vado a modulare con questo pennello da correttore della Zoeva che mi è stato dato al CosmoProf quest'anno. Scusate, ogni tanto guardo giù perché c'ho lo specchio. Ok. E poi adesso il correttore in questi giorni me lo sto passando anche nella parte della palpebra superiore per mascherare un po' le discromie. E perché lo faccio? Lo faccio perché, a parte perché oggi ho esagerato e me ne sono messa veramente troppo intorno all'occhio, ma lo faccio perché io generalmente per nascondere le discromie, per coprire le discromie della palpebra superiore, uso questo qua della MAC, che è il Paint Pot nella colorazione Soft Ocre, non so se si vede, e mi ci trovo bene. Per carità, mi ci trovo bene. L'unica cosa è che ce l'ho veramente da tanto tempo e mi si sta seccando. Cioè, quando io lo vado a mettere, mi si creano proprio dei grumi che non riesco a sciogliere. E quindi praticamente non lo sto usando adesso perché mi si è seccato, ma io ce l'ho veramente cioè, io ce l'ho da più di un anno e mezzo, quindi è tanto. Mi metto come fondotinta questa CC Cream di Gauche, presa sempre al CosmoProf, con il pennello. Vediamo un pochettino. Guardate la strisciata di prodotto. Mi sa che ne avevo preso veramente troppo. Fate ciao alle mie orecchie. Sventola. Ciao, sono Federica, ho 36 anni e ho le orecchie a sventola. Ma io in realtà sto storta, ve lo dico. Cioè, io dritta starei così. Solo che ho questo specchio piccolo, quindi mi devo mettere in avanti per vedermi il viso e alla fine mi ingobbisco. Questo è un pennello della Neve Cosmetics.
devo dire la verità, a me piace come mi stende questa CC Cream. Cioè, io non sono un fenomeno, eh. Trucco e parrucco, non sono assolutamente un fenomeno. Però devo dire che mi sta piacendo mettere questa CC Cream con questo qua. È la prima volta che mi registro mentre mi... Mentre mi trucco. Vado semplicemente a dare un po' di forma al mio occhio. Poi ho notato, credo che la mia estetista ci abbia messo del suo, ma mi sembra, guardandomi, che ho un sopracciglio più alto dell'altro. Ma com'è possibile? Allora, io sono dritta. Ditemi voi se questo non è più alto di questo. A me sembra più alto. E secondo me l'estetista mi ha pulito tanto sotto di qua e di qua no. Io seguo diverse youtuber. Ieri sera mi sono impallata sui video di... E anche lei fa videovlog fondamentalmente. Di Miss Gerberina, che è di Roma, come me. No. Troppo simpatica, mi è piaciuta troppo. Io le mando la mail perché mi è piaciuta troppo simpatica. Che taglio, mamma mia! In un video di quelli che ho visto appunto ieri sera, diceva: ah, no, perché com'è che ha detto? No, perché qua, con tutti questi social mi si intrippa il cervello. Le risate che mi ha fatto fare, cioè, mi piace troppo. La vedo veramente spontanea, per niente costruita, molto realistica, molto vera. Mi piace tantissimo. Infatti voglio scriverle per farle i complimenti e le dirò: Miss Gerberina, sei la mia mentore. Mi piace troppo, veramente. Troppo simpatica. Io in questo periodo ancora, oltre sulla CC Cream di Gosh, passo anche una spolverata proprio dello Studio Fix di MAC. Io lo uso nella colorazione NC40, ma più che altro perché mi continuo a vedere, forse lì non lo so se si vede, ma mi continuo a vedere le macchie. Quindi io una spolverata proprio la do per cercare di coprirlo. Passo un ombretto, io uso questa, che è la Naked Basic. Una Naked esaurita, come me. Alcuni colori li ho veramente terminati. E fondamentalmente uso il marroncino, così, con questo pennellino angolato stretto stretto, solo per dare la linea dell'occhio, perché a me piace l'effetto un po' più pieno all'attaccatura delle ciglia. Non voglio una linea di eyeliner o di matita nera. Per un trucco un po' così da tutti i giorni, per me, a me piace anche semplicemente ricalcare la linea dell'attaccatura delle ciglia e dare un effetto un pochettino più pieno. Prima di mettere la terra volevo usare un pochettino di cipria, questa qui è la celeberrima HD di Makeup Forever, solo sulla zona T. Ecco qua. Gosh! Questo l'ho comprato al Cosmo Prof, Multicolor Blush numero 51 Bronze Pie. Ma proprio una toccata, perché io sono pallida. Quindi se esagero mi faccio le strisce marroni. E quindi ecco, proprio questo, nulla di più. Ecco. Usando come blush questo qui, sempre della Makeup Forever, il colore, ecco, eh?
bel colore, è un bel colore acceso, per carità. Le prime volte che lo usavo, mettevo niente. E poi invece adesso effettivamente quando lo uso, cioè, lo vedo, cioè è scrivente. Le prime volte non era scrivente, secondo me, poi magari mi sbaglio, perché per carità, magari sto per dire una buffonata di quelle, però secondo me è come se sopra il prodotto ci fosse una specie di uno strato. Andando con il pennello alle prime applicazioni, non, il prodotto non ti scrive, cioè ti viene da dire ho speso dei soldi per un prodotto, per un brush che non scrive. Invece non è così, perché poi andando ad usarlo con una certa frequenza, e io da quando l'ho comprato devo dire lo sto usando molto, adesso scrive come se io avessi consumato questa sorta di patina che c'è là sopra e adesso finalmente arrivo a prendere il prodotto. Scrivente per davvero, questo brush è bellissimo. Io non lo so se è indicato per me, per la mia carnagione, però mi piace un casino, lo uso lo stesso. Ok, ultimissima cosa. Pupa vampa. Sto pupa vampa mi si sta seccando, però ho letto qua e là che a molte si è seccato con l'utilizzo. Io lo sto usando, devo dire, da veramente tanto, te tanto tempo. Oddio. Da diversi mesi. Sayuri? Ma io mi stavo infilando uno scovolino in un occhio! Vieni qui! Ah, mi ha fatto prendere un colpo. Come ciecarsi in diretta con il mascara. Ma l'avrebbero visto, Sayuri, che era colpa tua, eh? Lo avrebbero visto. Cioè, lei si mette in finestra e abbaia. Sayuri, vieni qui, basta! Ehi! No! No, comunque sta cosa delle sopracciglia è inguardabile, cioè è bruttissimo proprio. Ma sì, dai. Sono io che mi sono fissata e in realtà le mie sopracciglia vanno benissimo così come sono. L'anno scorso, ad aprile, in questo periodo, per il mio compleanno, mi ero autoregalata questo. È il Baby Doll Kiss and Blush Yves Saint Laurent. Nella colorazione, ve lo dico, la numero 2. Fico, eh? Solo che io uso più polveri che creme in realtà sul viso. E quindi mettere questo prodotto come blush lo posso fare poche volte. Ma io sto Kiss and Blush, ma quando lo uso? Però mi piaceva troppo. Lo uso come rossetto. In fin dei conti, Kiss and Blush, cioè, non è che mi sono inventata l'acqua calda. Bene, sono pronta. I capelli, non so se si vedono, mi sono fatta la cipollona, perché sono ingestibile in questo periodo, li devo tagliare, non ho tempo di andare e me li leggo un po'. Mi sono passata la lacca, così non dovrebbero spostarsi più di tanto. Profumo, sto usando questo qua. L'Eau de Toilette, la Sublime Green Tea, tè verde sublime. L'azienda produttrice è la Maison Espagnole. Eccolo qui. Questo brand l'ho conosciuto al Cosmo, prof. E la ragazza gentilissima mi ha omaggiato questo profumo, è tanto, eh? Sono 100 ml e mi piace da morire, mi piace da morire. Non credevo, perché il tè verde non credevo fosse un profumo che potesse piacermi, invece mi piace da morire. E mi dà. Tu lo usi di mattina, no? Te lo metti, eh? Vum! Vum! Ti svegli così proprio, vedi? È mattina, devo andare a lavorare, ah! Ti fa questo effetto qua. Va bene, e vado a lavorare. Ciao!